Buongiorno e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento col VGR ragazzi. Buongiorno e benvenuti a tutti. Il primo servizio di oggi è dedicato in qualche modo al mondo di cui facciamo parte, quello della scuola. Sì, perché una delle scuole che fanno parte del progetto VGR ragazzi ha sperimentato quest'anno per la prima volta una nuova forma di continuità tra le scuole primarie di primo grado e quelle di secondo grado. Per parlarne abbiamo intervistato la dirigente Tosca Barghini. Sentiamo. Noi abbiamo da tanto tempo lavorato sulla continuità scuola primaria e scuola media. Perché? Perché vogliamo che i ragazzi che sono alla scuola primaria, che devono prendere una decisione di dove andare nell'anno successivo, quale scuola scegliere, facciano una scelta consapevole. Cosa vuol dire? Che devono conoscere quale sarà la scuola che li accoglierà, come lavora, cosa fa. Ma andare in una scuola in visita, vedere gli insegnanti, ascoltarli mentre ti raccontano cosa fa, è bello, importante, ma non sarà mai quanto vivere la scuola, frequentando la scuola che dovrà essere la propria scuola l'anno successivo. Allora abbiamo pensato, bene, facciamo sì che per una settimana, 10 giorni, i ragazzi vengano in questa scuola, così la potranno conoscere, sarà la loro scuola per una settimana, 10 giorni, loro potranno conoscere i loro professori nuovi, quelli che saranno i loro professori nuovi, lavorando con loro, quindi vedendo veramente come si lavora in questa scuola. E solo così potranno prendere una decisione consapevole, una decisione che li renderà tranquilli durante tutta l'estate. Non dovranno passare tutta l'estate a preoccuparsi come sarà questa nuova scuola. Lo sanno già perché l'hanno vissuto in prima persona e potranno scegliere sereni e tranquilli. Parliamo adesso di risparmio. Per farlo abbiamo seguito le nostre mamme in giro per i negozi nei giorni di saldo di fine anno. Di fine stagione, ma abbiamo avuto anche le spiegazioni di un esperto di economia che ci ha fatto visita in classe, il servizio. Saldi di fine stagione, una bella occasione per trovare qualche affare nei negozi, visto che tutto, proprio tutto, costa meno di quello che costava fino a poche settimane fa. Subito dopo le feste di Natale, infatti, i negozi di abbigliamento e scarpe, ma anche tutti gli altri, vendono i loro articoli a prezzi più bassi del 30, 40, fino al 70%, e tutti vanno in cerca anche di quello che hanno rinunciato a mettere sotto l'albero per risparmiare qualcosa in tempi di crisi. Ma sugli scaffali ci sono anche alcune false occasioni. Per essere certi di acquistare qualcosa che davvero è stato scontato, bisognerebbe mettere quanto costava prima dell'applicazione dello sconto. Ma questo non tutti lo sanno, solo i più attenti e quelli che si fidano poco. Tante volte bisogna stare attenti, sì. Se una maglietta costava 12 euro, no? Allora loro la mettono a 20 con il 30%, va sempre a 12. Risparmiare non è proprio la cosa più semplice del mondo, in un periodo in cui anche alcuni dei nostri genitori, purtroppo, hanno perso il lavoro e si trovano a pagare tante tasse tutte insieme, ma a volte ci si riesce. E qual è la cosa più conveniente da fare? Mettere il denaro in banca. Lo abbiamo scoperto dopo una lezione di economia, durante la quale abbiamo scoperto che le banche a cui noi affidiamo i nostri risparmi possono anche usarli, ma poi dopo un po' di tempo ci ridaranno indietro i nostri soldi aumentati di un pochino. Cosa ci guadagna la banca se noi mettiamo i soldi in banca? È una bella domanda. Allora, la banca cosa fa? Riceve soldi dalle persone, una volta che ha questi soldi li impiega, quindi li presta, e quindi ha una parte di guadagno rimane alla banca e una parte poi le riconosce anche alle persone che hanno depositato i soldi in banca. Mettere il denaro in banca, poi, è il modo più sicuro per permettere a nessuno di rubarcelo, visto che ci sono delle garanzie e dei sistemi di protezione per i nostri risparmi, anche se poi in realtà i nostri soldi sono virtuali e possiamo sostituirli col bancomat. Come si fa a garantire la sicurezza del bancomat? Allora, il bancomat ha un codice PIN e quindi basta non lasciarlo incustodito, e quindi impararlo a memoria e poi tutte le volte che utilizzo la tessera utilizzare il codice PIN. Noi ci fermiamo qui. Questo era il nostro ultimo servizio di oggi. Vi ringraziamo come sempre per essere stati con noi e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Vi ricordiamo che la puntata che avete appena visto è stata caricata sulla pagina YouTube dedicata al VGR Ragazzi. Arrivederci.